Grazie per essere collegati all'Hangout del Lucca Summer Festival 2013. Siamo con Georg Holm dei Sigur Rós che questa sera si esibiranno su questo palco. Thank you, Georg, for letting us the interview. No problem. Thank you. Okay, we have our guests and friends that they are ready to let the question. Okay. So the first one is Alberto Hi. Rossetto. Hello. Ciao Alberto, sei pronto per fare la prima domanda io? Ciao. Siete partiti come un gruppo di nicchia che fa musica di nicchia. E adesso, dopo anni di crescita e di maturazione, vi state confrontando con il grande pubblico. E questo confronto sicuramente sta influenzando il vostro modo di lavorare. Come questo confronto così eterogeneo sta influenzando il vostro modo di fare musica? Volevo sapere. So Alberto said that you started as a niche group, and now you are reached fast in a worldwide basis without changing your standard. So how do you feel toward the idea of your audience become more and more heterogeneous? Well, I think I don't know. I think we started the band because we liked playing the music that we're playing, and we still do. And I would have thought that, I'm not saying we're as good as, but if you look at other bands that have, were on some sort of fringe sort of type of music scene. I mean, Nirvana or even just Neil Young or the Rolling Stones or something. They were always just playing what they wanted to play. And I think eventually it becomes something that more people know of, and that becomes, I guess, more popular. It's not exactly, what it's not exactly. It wasn't our plan, to become really popular or anything like that. But it was just a matter of playing the music that we wanted to play. Allora, Georg dice che sostanzialmente non era nei loro programmi iniziare e diventare famosi al primo colpo, come non era nei loro programmi partire essendo musicisti di nicchia. Quindi sostanzialmente quello che è accaduto spontaneamente, senza che loro si aspettassero niente di particolare. E ovviamente l'audience all'inizio era piccola, poi evidentemente attraverso il word of mouth, cioè attraverso il passaparola e attraverso la rete e i concerti, Sigur Rós sono diventati sempre più conosciuti e quindi adesso si trovano in questa condizione, ma in realtà non era una cosa che avevano pianificato. Posso fare una seconda domanda? Grazie per la prima. La vostra musica è stata spesso usata come colonna sonora in molti film, ad esempio Vanilla Sky, e immagino che questo abbia influenzato la vostra produzione artistica. Ma vi siete mai sentiti considerati un gruppo che fa musica in sottofondo? Often your music was used as a soundtrack like Vanilla Sky. So he asked if you never think about your music can be a soundtrack. I think we always think our music can be a As a soundtrack. background, yeah. As a I think. background music, you said, he Well, asked. background music is a very bad word. It's like something that no one wants to listen to. So no, I would never think of it as a background music. But I think, I don't consider our music to be elevated music, if that's the question. But I think it's. I think it has very sort of cinematic elements to it, and which I think we're all very proud of, and that it does fit into sort of the film scene. I think, in general, music and moving pictures go very well together, and are very often not used in the way that it should be used, I think. But obviously, there are some successes. Well, ne visual Allora, part. yes. Dice che, diciamo,
Ecco, un conto è soundtrack e un conto è l'idea di sottofondo di musica. Soundtrack is a good word, cioè quindi soundtrack è una buona parola, e invece una sorta di backing track non è molto bello, cioè loro non fanno da sfondo ma fanno da colonna sonora. E diceva che in realtà il loro stesso concetto di musica è l'idea della colonna, l'idea di una colonna sonora, che all'interno della loro musica in qualche modo è contenuta l'immaginazione di una colonna sonora, quindi abbinando la loro musica poi a delle immagini, questo crea bene o male la suggestione, e forse è il motivo per cui insomma si sposano bene la loro musica e quello che può essere un film o un'immagine. Bene. Thank you very much. Grazie, passiamo alla prossima domanda di Alessio. Ciao Alessio. Ciao, io sono un vostro grande fan. Comunque potrei fare la domanda in italiano a questo punto. Preferite la traduzione in inglese? E comunque niente, io sono rimasto molto colpito, fortemente impressionato dalle vostre atmosfere, della grande capacità che avete di tradurre in musica stati profondi dell'anima. Questa capacità di esprimere il vostro messaggio in un linguaggio universale, qual è quello della musica, fatto di molteplici sonorità che si incontrano, sfuggono e sovrappongono per dare forma alla canzone, è un vostro marchio di fabbrica. E, a tal proposito, esistono degli ingredienti particolari, ad esempio una determinata forma di composizione, la scelta di strumenti o l'influenza della terra in cui vivete, e come questi determinano il vostro sound? Ok. Vuoi farle anche già in inglese la domanda? I can try. It was very impressive for your atmosphere and the great capacity to translate in music the emotional states. At this regard, your message can be a universal message. Because the music is a universal message. And then I can observe when I listen to Sigur Rós music, some particular sound that meet each other and to create some emotional states. In this regard, this is a typical Sigur Rós sound. But in this regard, there is some instrument to do this. For example, Iceland is your town. There is the influence of the town or some particular ingredients. The emotion in music, you mean? Yeah, yeah. How do you represent in music the emotion from the instrument, I think you mean? In which way? I know, guitar and so on, but... Maybe in a sound way, no? I guess it's a very difficult question, but it's also... And no disrespect for the question. The answer is very simple in a way. We represent it with the music. It's how it comes out. I think it's not like we sit down in the evening and think like, oh, I'm feeling really sad. I have to write a sad song. It kind of happens on its own, and I think it's just a very natural sort of process. So I hope that answers it in some way. It's a very deep question. Allora, giustamente Gheorghe dice che la domanda era piuttosto complessa. La risposta invece è piuttosto semplice, perché quello che loro fanno non è studiato a tavolino, quindi non hanno
scelto degli strumenti per rappresentare i loro stati emotivi. Quindi diceva: io non mi siedo al tavolino perché sono triste e quindi userò, che ne so, una chitarra piuttosto che un altro strumento. Per loro è molto naturale quello che succede, e quindi è una sorta di evoluzione in musica, e forse anche per questo è così traslabile in senso emotivo, cioè loro comunicano attraverso la loro musica e uno strumento può valere tanto quanto un altro. This is great, thank you. Thank you. Have a good gig. Thank you very much. Okay. Ok, adesso è il momento di Daniele Testi. Ciao Daniele, come sei? Ciao. 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 Sì, ti sentiamo. First of all, thanks for being here. I try to make the question in English directly, okay? Okay, thank you. So, when you come on stage to perform, are you rationally focused on your execution, like, I don't know, like a classical pianist? Because when we I've heard you at least 4 times, actually, every time you come to Italy, I come to see you, and the execution is perfect. So I'm wondering if you are focused on the execution, or you just let music and emotions flow through you and move you, and of course your audience as a consequence. Yeah, it's another good question. No, I believe we try to be as focused as we can. I think we all think that, you know, it should be the execution should be as perfect as we possibly can make it. But there are always factors that you know, affect us on stage, I guess. I mean, there can be technical things that put us off, and then you kind of lose the plot a little bit. But you have to kind of find it again. I think we're very focused, all of us. We at least we try to be as focused as we possibly can. But it's very important to let the music and the atmosphere in the room also take you away, and sometimes, even though you think like, oh, the show is not going as I wanted, the audience can actually bring it up to another level for us. So we're standing on the stage thinking, this is not the best show we've played, but the audience are fantastic and everyone's enjoying themselves. So I think, you know, everyone plays a part in the show, I think. Allora. Ripeto sia la domanda che la risposta, visto che l'hai fatta in inglese. Allora, la domanda era se durante la loro performance loro sono più concentrati sull'esecuzione oppure sul flow, su quello che può essere la parte sentimentale. Lui giustamente dice che loro cercano ogni volta di eseguire il meglio possibile, perché questo alla fine è il concetto primo della performance, cioè eseguire bene quello che loro hanno pensato equivale comunque anche a trasmettere la parte emotiva. Quindi lui dice che sostanzialmente loro sperano tutte le volte di suonare il meglio possibile per dare questo tipo di atmosfera, e allo stesso tempo ovviamente non sono scisse le due dimensioni, cioè quella sentimentale, cioè quello che possono provare mentre suonano, e l'esecuzione stessa in pratica. Just to add to that, maybe one thing is sometimes just a little mistake from someone on stage can also be very funny and can change the atmosphere on stage very quickly, and you know, sometimes that helps. Ovviamente ha detto che quando qualcuno fa un errore, oppure veramente un grosso errore durante la performance, è un momento di ilarità per tutti, quindi cioè, non vivono comunque l'errore come qualcosa di imperdonabile o che influisce sulla performance in modo totale. Yeah, it makes the performance unique in a way. And the second question, if I'm allowed to, is about your artistic experience, collateral experience, let's say, about movies, about documentaries, and that other forms of arts that you try to meld with your music. And one in particular caught my attention. It is a split-side ballet execution you made
10 years ago, I guess, yes. In Brooklyn. And I was wondering if you had to change your approach to composition of music in that occasion, or you just kept doing what you know, or what yeah. you can do. Well, I guess that little project was very unique. It was a strange experiment, I guess. You know, one of the reasons why it's called Split Sides is because it was two dancers, and then there was two groups of dancers, and there were two bands, and it was like Merce Cunningham used to like to work a lot of times. He would throw dice, and then it would just, you know, the Split Sides was actually about that as well. They would, every time before the show, they would throw dice to see this band starts, and that group of dancers starts, and this dance is performed. So it would be different almost every night. So the music that we wrote wasn't necessarily for that dance group, not for that lighting design, not for that set design, and not for that choreography. So it would be different every single night. And so it was very important when we wrote that, I think, well, at least that's what Merce Cunningham wanted, was that it would be written without us knowing very much about what was going to happen, because it could go with anything. It just had to be a certain length, the music. I don't think I'm not sure we changed our method of working with music. I think it was more, I think we learned maybe something from it. It was very sort of just, let's just do whatever, because we have no idea how it's going to come out, you know, in the end. And we just did something. And we just had fun with it, you know. We made it into a little concert of our own, you know. We used, like, little ballet shoes and little, what they call wind-up sort of music boxes, basically, and changed them and made our own music to the music boxes. And, you know, just created a little concept around that for ourselves. Allora, la domanda sostanzialmente chiedeva, visto che loro sono appassionati anche di altre arti, oltre a quelle ovviamente della musica, cercano di connettere la loro musica con altri tipi di arte, nella fattispecie la domanda fatta da Daniele riguardava una performance che hanno fatto 10 anni fa a Brooklyn, che univa il balletto, la danza, quindi alla musica. La risposta è stata abbastanza divertente, visto che lui ha detto che innanzitutto c'erano due band e due gruppi di danza, dopodiché due set, due light set, quindi due disegni luci e più coreografie. È stata una cosa sperimentale per loro e all'inizio di ogni show lanciavano i dadi, proprio fisicamente, per decidere quale band avrebbe suonato con quale gruppo di ballo, con quale tipo di coreografia e con quale tipo di light design. E quindi ogni sera lo show sarebbe stato diverso completamente da quello precedente. Dice che è stata un'esperienza notevole e che neanche loro sapevano che cosa aspettarsi dal risultato di questa performance, visto che, non sapendo quali sarebbero state le configurazioni tra queste variabili che avevano, non erano in grado di prevedere il risultato. Per il suo punto di vista, secondo loro, hanno imparato anche molto attraverso questo tipo di, chiamiamola, strategia obliqua, utilizzando dadi e non prefissandosi la consecuzione, diciamo, della performance, e quindi dice che comunque è stato un progetto affascinante e se lo ricorda con piacere. Thank you very much. Thank I'm you. Leaving in a short while to come to your concert. Okay. Wait for me. Grazie Daniele, e proseguiamo con Rossella Catanese. Ciao Rossella. Hello. Ciao. In uno studio di registrazione, vediamo. The location is interesting, she's in a studio. Yeah, I can see that. Yeah, it's my home. It's your home. Okay. Yeah. My boyfriend's stuff. Ah, okay. Your boyfriend is a musician? Yeah. Okay. Musicista anche il suo fidanzato. Okay, let's start with the question. Okay. I start in Italian and then translate in English, if you're okay. Okay. Il vostro nuovo disco, Kveikur,
presenta un'effettiva svolta stilistica rispetto ai precedenti. Suoni più duri, più chitarre, piani più brevi e più vari a livello compositivo. Mi chiedevo quanto questo abbia a che fare con l'uscita del tastierista Svensson, che ha lasciato la band proprio quest'anno. Le due cose sono collegate? I'll translate. Your new album, Kvehkul, is an actual turning point in your style and your production. Sounds are harder, more guitars, shorter tracks, more various as compositions. I was wondering how much this deals with the keyboardist Svensson's desertion. He left the band in this year. Are these things related? I don't know, I hope so. It's great. I think we always try to do new things and we to keep things interesting. And you know, even if Kjartan was there, I think we would also try to do something different, and maybe we would have gone in a similar direction. Same direction, or maybe completely different, I don't know. But for me personally, I really like the direction that we went. And you know, it made things interesting again. So, you know, to me, it didn't really matter if it was because he departed or if it was just us finding ourselves again. It's more about we actually made it interesting for ourselves. Okay. But we're still very good friends, just so you know. Allora, ha risposto che loro hanno sempre cercato di fare un nuovo tipo di musica, questa è la loro ricerca, quindi spera che il nuovo disco abbia dei connotati musicali diversi. Cercando sempre un nuovo sound, non sa dire se è realmente così, cioè se la dipartita del tastierista ha così caratterizzato il loro sound, e in modo spiritoso ha detto beh, spero che sia così, e allo stesso tempo ha detto che comunque i rapporti che mantengono con il loro ex musicista sono ancora buoni, quindi ha diviso sostanzialmente la risposta in due parti fondamentali, una che è la loro ricerca sonora, che evidentemente va al di là dei membri che fanno parte del gruppo, e l'altra comunque sul rapporto umano. La seconda domanda. Prima hai nominato un aspetto cinematografico della vostra musica. Mi ha sempre affascinato il gusto visivo dei vostri videoclip. Avete spesso scelto tematiche complesse e abbastanza forti, dall'omosessualità alla malattia, alla vecchiaia. Sicuramente merito di grandi registi come Floria Sigismondi. Ma quanto la ricerca di idee nella musica si riflette nella ricerca visuale dei vostri video? You before mentioned the cinematic feature of your music. I've always been fascinated by the visual taste of your video clips. You have often chosen complex issues, homosexuality, illness, old age. Surely merit of great directors such as Flora Sigismondi. But how much the research for ideas in music is reflected in the visual research of your videos? I guess we always try to be very involved with our videos. You mentioned Flora Sigismondi. That's actually one of the videos that we were not really very much involved with the sort of basic idea of it. But we loved it anyway. I don't know. I think you know, visuals in music always get, you know, they like we were talking about before, they have a very direct connection. They work very well together, and I think you know, personally, I think I've been saying this for years, but I still believe it, that I think music videos are a very they're not a very well used media. I think you can do a lot more with a music video than you know, someone driving down the street in a car and you know, nothing else. It's just kind of blah. But yes, I do, you know, we like to touch upon issues, I think, in our videos. I think music videos should have stories, just like movies or short films and things like that, and they should have a meaning to them. They shouldn't be there just to be. You know, I can't say that we've always been 100% happy with all our music videos, but at least we do try, and
and I think we will continue trying to do something more important than you know, half-naked women and men riding cars down streets, you know. Allora, lui ha detto che hanno sempre cercato di essere coinvolti nella parte del concetto che sta alla base dei loro video, e purtroppo non in particolare con la videomaker che hai citato tu, appunto, che è Freda Sigismondi, che ha avuto una sua idea e non li ha resi così partecipi della cosa. Però sostanzialmente quello che dice lui è che l'uso del videoclip nella musica è, lui ha detto proprio blah, cioè che vuol dire che è proprio molto basso. Invece il video musicale è come un film, come un corto, cioè deve avere un senso, come la musica porta a una sensazione, anche il video deve avere un senso. E quindi secondo lui per adesso il videoclip, proprio come concetto di videoclip musicale, è ancora un po' troppo basilare. Bisognerebbe invece approfondire un contenuto e utilizzarlo come un vero e proprio film o un corto, e questa è la cosa che loro cercano di fare, quindi essere più coinvolti possibile in quanto possono inserire un messaggio all'interno di quello che è il loro videoclip e creare proprio una storia. Thank you very much. Thank you. Thank you. Grazie. Stella, e arriviamo a Silvia. Hi. Ciao Silvia. Salve. Faccio, mi sentite? Sì, e quale okay. domanda hai per Georg? Io ho una domanda, la faccio in inglese e la traduco in italiano. Ok. My question is about your language in music. Because you use a totally new language, not existent language, which is pretty similar to to your mother tongue, but it's not actually that. And I was wondering why you do that. It's because of some need of expressing something that you can't do in your in your mother tongue, in an existent language, or maybe it's for some artistic experimentation or something like that. Well, I think I'll have to start off with correcting a wrong. Is that almost all of our music is in Icelandic, our mother tongue? Of course. Yes. But we have. Well, we did one, like a whole record with that made up language, and it has. We have done that occasionally, and on other albums, and you know, in parts of songs and things like that. And I think you know, for us, we write the music first, and then come lyrics, and I think lyrics are important, but they're not like the most important part to our music, I think. They are in Icelandic, and I actually really like all our lyrics, but but it's you know, with when we did the Brackets album, which did have no words at all, it was just babble. I guess it became sort of a concept for us because it was a record that took a long time to finish. It's a long story, really, but we started writing it on the road, and we wrote it over several years, and then finally we got to a studio after touring, and we thought, we have to record these songs, and it took us a long time to record them. So at the end of that, we just thought, you know, Jónsi has been singing in this way since we wrote them, which was, you know, maybe 3 years ago, or maybe even 4 years ago. So why start writing lyrics for something that was originally like this, and people seem to understand them, and get the emotion that the you know that we meant to come out of the music anyway without the words. So I guess on that record we just skip the lyrics. But like last record is 100% in Icelandic, and the one before. Yeah. Yes. Of course. Allora, la domanda è relativa al loro uso di una lingua, diciamo, inventata che prende qualche elemento della loro madrelingua, però non è esattamente una lingua conosciuta. Lui ha risposto dicendo che innanzitutto la cosa più importante per loro è la parte musicale, e poi
giustamente vengono anche le parole. Poi ha raccontato sostanzialmente come poi è nato questo tipo di linguaggio, cioè loro erano costantemente in tour e per 2 o 3 anni hanno, diciamo, partorito dei pezzi, e quando hanno avuto l'occasione di entrare in studio, come spesso capita anche ad altri, avevano accennato dei motivi, quindi utilizzato alcune parole esistenti e alcuni fonemi che ricordavano parole, e siccome erano anche abbastanza stanchi dopo questi 2 o 3 anni e volevano registrare finalmente questo pezzo, alla fine hanno pensato che tutto sommato non era male il risultato che stava venendo fuori. E da qui ovviamente poi comunque hanno iniziato anche a ricercare questa forma di linguaggio che potesse esprimere in qualche modo l'immaginario della loro musica. E infatti ha citato di nuovo il concetto di colonna sonora, dicendo che alla fine in una colonna sonora le parole non sono molto importanti. Questo non vuol dire che loro non diano importanza alle liriche, però l'escamotage che loro hanno deciso di utilizzare sostanzialmente è questo. Silvia, abbiamo un'ultimissima domanda da fare a Georg. Ci sei? Ci senti? Georg? Sì, adesso mi sentite? Okay. Sì, ti sentiamo. Bene. No, in realtà ho una domanda, è stato già risposto perché era sempre sulla parte visuale della musica. It was about you know, your video and your art and your yes, everything you have to do with arts, but it's already answered. And I wanted to ask you if you feel your music as cold or warm. That's the last one. It's a good question. I think it really depends on the song. It's even when you know, when we've been you know, when we've been touring, and then we've been talking about how a certain song should look, or you know, what the colors of the light should be on in, you know, in the live show. We do have feelings of like if it's a warm or a cold song, and you know, if it's a blue or a green or a red song and things like that. So I think music has colors to it, and it has heat or cold, and I guess it's a little bit up to the person that's listening to it what they feel like it is, but we have our own sort of interpretation of it, and we really like people to have their own interpretation of what they feel like it is. I think that's very important. It makes it more personal to the person that's listening to the music, rather than it being very personal to me, for example, and unpersonal to you. Thank you. Allora, appunto, i colori che esistono nella musica alla fine cercano di essere rispecchiati da quello che poi è la musica stessa. Quindi lui ha detto che quando devono andare in tour o quando stanno decidendo cosa fare, si chiedono se un pezzo potrebbe essere, se loro lo possono sentire più caldo o più freddo, e quindi possono associare, per esempio, non so, a una canzone fredda un colore blu o un colore verde, e invece a una canzone calda il rosso o qualche altra tonalità. Però sostanzialmente ha detto che loro si sono fatti la loro mappa dei colori, e quindi quelle sono le loro sensazioni che attribuiscono a questo tipo di canzoni. Però quello che gli interessa è che anche il pubblico abbia un proprio parere e una propria sensazione su quello che può essere caldo o freddo, o sul colore che può avere una canzone. E a proposito di pubblico, about the audience, what do you expect from our Italian audience here in Lucca? Well, it's the first time we play in Lucca, but you know, we've been talking about it before, you know, and it's always something special playing in Italy. Almost anywhere in Italy, it's always a special atmosphere that we all really enjoy, and it's always kind of like, oh, we're playing in Italy, yes, you know, then we're gonna have a good night, have fun, because I don't know what it is, but there seems to be sort of a certain energy, and people are not afraid of letting that, you know, expressing it, and that gives us a lot of energy on stage, and makes us enjoy the show a lot more. Yeah. So.
Very cool. Yeah. Very honor for us. Thank you. And thank you. We enjoy tonight. Sì. Dice che chiaramente esibirsi in Italia è sempre un gran piacere, quando sanno di avere una data in Italia sono felicissimi. Con questo ringraziamo Georg per essere stato con noi, a tutti voi di avervi fatte le domande, e grazie a tutti quanti. Thank you, Georg. Grazie. Grazie mille.